La scelta di utilizzare la tecnica kintsugi, che è questa tecnica giapponese che utilizza principalmente l'oro per ha una diversità di colore, una base in oro, una parte in oro e una parte invece bianca e nera. Io all'interno di questa lacca nera vedo comunque anche alcuni riflessi della natura e nell'oro magari i riflessi dell'acqua. Allora, a me piace dire che il kintsugi è l'arte di riparare la fragilità. Io ricordo queste domeniche dove mio papà magari lavorava e noi si andava nel suo laboratorio, gli facevamo compagnia e una delle cose che ricordo molto forti è questo odore del legno. E forse anche per questo poi ho questo approccio anche molto forte con la natura, proprio perché mi è rimasto addosso questo profumo di legno. Un pensiero positivo è che comunque c'è una cura per la fragilità e ci sono delle persone, in questo caso il restauratore, che può prendere la fragilità e farne un capolavoro, qualcosa di completamente diverso, prezioso e unico.